Eccoci qui. Dunque, ci alleniamo con l'ausilio oggi di uno sgabello o di una sedia, di un tappetino sempre, e faremo questa lezione proprio per aumentare e migliorare la coordinazione, la respirazione, sentirci proprio più leggeri. Quindi ovviamente c'è una parte di lavoro di tonificazione, ma la sensazione che dovrà esserci a fine lezione è proprio quella di sentire il corpo più leggero, più aperto. Ci approcciamo? Via! Vedo già gli sgabelli. Ok. Allora, cominciamo da sedute. Questa posizione ci consente davvero di fare lavorare molto bene la parte superiore del corpo, a differenza, ad esempio, di quando facciamo gli esercizi da sdraiate sul tappetino, abbiamo la capacità di staccarci un po' di più dalle anche, quindi di creare spazio, che è una cosa molto importante. Forse la musica è un po' alta, ora la basso un po'. Ok, è una cosa molto importante creare spazio, perché nel tempo e negli anni una delle cause della perdita dell'elasticità motoria è proprio questo, come se le articolazioni le possiamo un pochino paragonare a degli ingranaggi che perdono la loro capacità di muoversi autonomamente. E quindi è una delle componenti importanti per andare ad aumentare la nostra elasticità. Allora, i piedi, come vedete, sono a terra, leggermente più avanti delle ginocchia. Le ginocchia disegnano come una V, no? Rispetto alle nostre anche. Le mani stanno spingendo sia verso terra le mie cosce, sia verso fuori. E nel frattempo sto automassaggiando e muovendo la schiena, andando a destra e a sinistra. Le mie mani non fanno altro che aiutarmi a far sì che questo movimento possa essere un pochino più ampio. Inspiro, cerchiamo con la spinta delle mani sulle cosce di non alzare le spalle, ma di abbassarle davvero. Iniziamo proprio a sentire un massaggio sui nostri organi interni, sul fegato, sulla milza. Andiamo proprio a sentire tutta questa parte vitale che si smuove. E anche all'interno, appunto, dove ci sono gli organi vitali, noi stiamo andando a creare degli spazi, no? Abbiamo sentito parlare di aderenze, giusto? Quindi è molto importante costruire un corpo forte, tonico, ma ad esempio molto spesso chi fa molta attività in palestra crea accorciamento, crea aderenze. E questo noi non lo vogliamo. Vogliamo essere elastici, tonici, forti, ma creando gli spazi necessari. Col peso di gravità, la forza di gravità, nel tempo, ovviamente, e con la mancanza di movimento, nel tempo si perde. Andiamo a fare dei cerchi. Oggi proprio questa cosa l'ho spiegata bene, non so se mi ricapiterà di spiegarla così bene. Inspiro, espiro quando sono indietro. I piedi sono molto
molto solidi sul pavimento e tutto il piede più possibile, anche la pianta deve rimanere bene a terra. Andiamo a cambiare lato. Facciamo in senso orario. Inspiro quando vado avanti, espiro indietro. Quando andate indietro, potete addirittura avvertire il massaggio, dice, ma il massaggio è un altro per me, sui reni, massaggio che state voi producendo in maniera attiva. E cambiamo di nuovo. Proviamo ad andare un po' più veloce, come una danza. Divertiamoci un po' a ballare. Non so, ho passato troppo la musica, magari non la sentite. Chi è vicino al computer magari mi faccia un cenno. Se è troppo bassa. È troppo bassa? Sì, eh? Vero? Sì? Troppo bassa. È bene? Va bene? È perfetta? Non si sente la mia voce? O la musica? Più la musica, mi sa. Voce ok, musica meno. Ora? Ora sì. Ok. Ok, adesso andiamo a fare quest'altro movimento. Abbiamo la schiena bella dritta, apriamo il petto e spingiamo i gomiti indietro. Come se volessimo un po' non troppo avvicinare le scapole tra loro, ma abbassarle e spingere questa parte del petto verso l'alto. E arrotondiamo la schiena. Proprio spingiamo l'obbligo indietro. Si sente male, ma la mia voce? Ah, lasciala bassa, ok, ok. Va bene, ora si sente la mia voce? E quindi ritorniamo in questa posizione. Adesso la corda, quindi le costole e l'obbligo si spingono indietro, le spalle rimangono sopra le anche, ma dobbiamo proprio provare lasciando giù la testa, come se volessimo infilare la testa dentro la faccia. Inspira. Espira, gomiti che spingono dietro, inspira, espira, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Di seguito, arco e rotonda, arco e rotonda, inspiro. Ogni volta inspiro dal naso nel passaggio tra rotonda e arcata. E nelle due posizioni butto sempre fuori l'aria dalla bocca. Importante, se non avete problemi particolari, mantenere il ritmo. E adesso andiamo a intrecciare le dita delle mani dietro la testa e la faremo la stessa cosa, ma con i gomiti aperti. Apro e curva. Tenete bene sempre i gomiti aperti.
arco, spingo bene la testa dentro le mani, tengo il torace, la cassa toracica in basso, non arcate la zona bassa della schiena, cercate di mantenere il peso sugli ischi, le ossa del sedere, così come quando abbiamo la posizione rotonda. Non cambiare nulla, solo apri il petto e spingilo in alto e apri anche i gomiti, guarda su. Uno, due, tre, quattro. Ritmo importante. Due, tre, quattro. E uno, due, tre, quattro. Due, tre, quattro, ancora, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, e la stessa cosa, ma mi giro un po' verso il mio, la mia anca, il mio ginocchio sinistro, arco, due, tre conti per andarci, uno, due, tre, per andare in curva. Sempre diagonalmente, al centro, tre conti, uno, espando di più torace, due, tre, e al centro, uno, due, tre, materiale, uno, due, come se volessi proprio aprire tutte e due le braccia, le ascelle, guarda su, fai l'arco anche qui, e uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, torno, uno, due, tre, giù, uno, due, tre, torno e uno, due, tre, rotonda, uno, spingi l'ombelico dentro, tre, e uno, due, tre, scendi rotonda la marcia, cioè indietro la marcia e rotonda la schiena, scusate. Uno, due, tre, e uno, due, tre, in due, uno, due, la massima espansione, due, uno, due, scendi, e uno, due, scendi, ancora, uno, due e tre, quattro, e fuori l'aria, due, tre, quattro, e uno, al centro, giù, rotondo, ancora al lato, tre, quattro, e uno, due, forza, giù, lato, fuori l'aria, lato, giù. Inspira, espira, espira e tutto il giro. Tenete sempre le mani dietro la testa, dietro l'occipite, tenete i gomiti belli aperti, quando andate avanti la schiena è rotonda, quindi sempre l'ombelico in dentro. Giù. Gomiti e sali ancora giù. E ancora fuori l'aria. Fuori, scarica tutte le tensioni. Ancora espira. E l'ultimo giù. Costole dentro mentre vado avanti con la testa e le spalle, cambio e rotonda, apri e giù, rotonda, e tutto il giro senza pause, come una danza. Bye.
fate il movimento più ampio che potete se non avete dolori articolari. Lasciate le braccia giù, chiudete gli occhi, potrebbe girarvi la testa, state, affidatevi e respirate. Prendo l'aria dal naso e fuori dalla bocca. Facciamo un piccolo wave per finire. Wave vuol dire proprio questo movimento, come a disegnare un cerchio. Scendo giù davanti e spingendo i piedi, strappo la schiena. Pensate proprio a un cerchio, salgo, che ogni volta dobbiamo disegnare più grande. Gomiti dietro, apro il petto e fuori l'aria. Una volta. State di nuovo ferme, occhi chiusi, respiro, ossigeniamo qualsiasi cellula in questi movimenti, quindi possiamo sentire un po' di nausea, un po' di giramento di testa, perché stiamo tirando su tutte le nostre tossine e ce ne stiamo liberando. Muoviamo le gambe, stendiamo solo una gamba e teniamo le ginocchia una attaccata all'altra. La gamba che stendiamo vorrebbe il piede proprio andare lontano, lontano, lontano e sprofondare dentro il pavimento, cioè vuol dire che tutte le dita dei piedi devono spingere davvero, spingere giù, e se ad esempio il piede tende a sollevarsi o internamente o esternamente, lo dobbiamo proprio correggere durante questo esercizio. Questo è un esercizio fantastico, lavora tanto le gambe, ma soprattutto la postura dell'appoggio del piede, che tra l'altro è un po' che non vediamo. Dobbiamo lavorare di nuovo con il mattarello. Quindi cosa succede? Una è piegata, l'altra è tesa, come vi ho detto. Le cosce devono quasi proprio fondersi da quanto io le vado a spingere tra l'altra, mi sollevo e riscendo. Non posso sollevarmi per fare l'equilibrio se non sto con lo sguardo. Infatti mi devo guardare, in effetti. Allora, mi sollevo e riscendo, cambiando gamba. Mi sollevo e riscendo. È importante, se giro la testa, tutto il mio equilibrio, come avete visto anche facendolo io, si sfalza, lo devo stare sempre con la testa dritta. Up, down, up, down. Quando cambio, vedete, il mio busto tende a fare tipo un dondolo, no? Lasciatelo andare. Queste mani servono a spingere via le cosce da voi, a creare spazio nelle anche. Questo esercizio la scorsa settimana mi ha fatto sentire i glutei.
down, alzo poco poco, down, up. Più vado avanti col busto, è più semplice, non lavoro. Più mi alzo dallo sgabello rimanendo verticale, più possibile col busto, più lavoro. Down, up, down, up, down, up, down, up, down. Ancora. Usa le cosce. Rilasso. Allora, a proposito, ti chiedo di mettere lo sgabello in modo che i vostri piedi siano sul pavimento, sul parquet se lo avete ancora meglio, ma non ci sia il tappetino sotto i vostri piedi. Ok, molto importante, afferro la sedia o lo sgabello, stendo le gambe. Questi esercizi sono molto importanti per andare a sciogliere le anche. Devo fare come abbiamo fatto prima con i piedi belli piantati sul pavimento. Apro, senza staccare i piedi da terra, piego le ginocchia che vorrebbero andare più dietro possibile mentre le piego. I piedi si uniscono sotto di me e devono respingere il suolo. Vedete, da qua io ho fatto questo, come a trascinare, come se ci fosse della sabbia che io voglio trascinare, quindi sento il lavoro sull'adduttore, sui glutei, poi chiudo e stendo di nuovo avanti. Il ritmo non è proprio questo, adesso poi lo vediamo. La cosa più importante è apro, mi afferro bene la panca. Appena piego le ginocchia, non faccio questo, se non sentiamo nulla. Quindi, appena le piego, le ginocchia vorrebbero andare proprio dietro alle mie orecchie. Struscio la pianta dentro il pavimento e subito stendo. E puliamo il pavimento. Ginocchia più dietro che potete e stendo, tiriamo l'ombelico, cioè non è che tutto va fuori dal corpo, ma tenendo, piegate le gambe così, già qui spingo i piedi dentro il pavimento in modo che creo questa forza centrale all'interno proprio e senza più lasciarla vado. È una, le prime volte che si fa una percezione, perché è facile dire strizzare i glutei, no? Sentiamo tutti. Qui è proprio un lavoro più profondo, più sentito, quindi ci vuole un po' di tempo se non è la prima volta che lo fate. Cambio, fuori, fuori, fuori. Uno slancio, come a buttare via, ma più butto via, più l'ombelico va al contrario indietro. Proviamo di nuovo al contrario, allunga, tieni la pancia. Qui è come se io volessi salire dallo sgabello, da quanto premo i piedi a terra. Cambio.
questo. So bene che ancora non avete questa capacità di tenere costantemente l'ombelico, perché si lavora, è un allenamento, si conquista, ma questi esercizi sono propedeutici a questo. Questo. Dovremmo poi farli senza toccare i piedi a terra. Quindi ecco perché diventa importante piano piano iniziare a dare questi input, anche se non sono proprio come alzare una gamba, non sono visibili, no? Alzo la gamba, la vedo, l'ho alzata, sono più sentiti. Però se voi spingete i piedi a terra, qua succede sicuramente qualcosa. Il punto è che è difficile mantenere costante la spinta. A questo punto, vi ricordate l'esercizio di prima? È simile. Una gamba si stende e una si piega. Adesso, quella che si piega, ovviamente le cosce belle unite, vuole questo tallone avvicinarsi più possibile a me, in questa direzione dietro, senza alzarsi. Dovete sempre mantenere l'aderenza del vostro piede sul pavimento. Abbiamo anche utilizzato degli straccetti a volte che ci aiutano un po' a scivolare. Se magari studiamo, oppure potete usare il calzino, se proprio non vi trovate. Adesso vi faccio provare la sospensione, ma prima cosa, per non caricare la schiena, è sentire qui forte, tiro veramente, non lasciatelo. È come se, immaginate, no? Una corda che inizia dall'ombelico fino ai vostri piedi, ok? Allora, questa corda, voi non avete capacità di movimento, avete solo questa corda, quindi se qui viene tirato indietro, posso alzare la gamba, altrimenti no. Quindi è qui che il movimento parte, da qui tiro indietro e quindi alzerò la gamba. La schiena me la ritrovo un po' rotonda, questo è molto importante. E cambio. E cambio. Non lascio la pancia neanche per sogno, se non sentite più che avete la capacità di tenerla, respirate un momento giù. Ma molto importante, tengo, sollevo. Il peso delle gambe vi deve finire tutto qui. La gamba, se possiamo avere un po' di coordinazione, la gamba tesa flex, point, quello sotto che tira il tallone, la gamba piegata vuole portare il tallone a toccare il gluteo. Riposate, se brucia questa zona lombare, ok, perché comunque sta lavorando tanto anche quella. Se fa altri tipi di dolore, continuate a farlo a terra, magari con gli straccetti, così scivolate meglio, o con i calzini. Per chi invece l'ha fatto e gli è solo bruciato, ripetiamo, tiro, mani dietro, sollevo la pancia prima, e rilassa. Questo, se l'avete fatto bene, vi ha fatto veramente tanto tanto sudare. Visto che stiamo lavorando sul centro, faremo anche un altro
esercizio molto interessante. Mi avvicino un po'. Veramente interessante, perché in questo esercizio andiamo a attivare la nostra, si dice proprio in questo modo, la pompa biologica, cioè laddove tutto nasce, è vero? Gli organi interni, in questo nostro punto centrale, quando uno dice anche in maniera un po' energetica, spirituale, sono centrato, sappiate che creare forza e equilibrio in questa zona di attivazione ci aiuta anche a essere centrati proprio nella emotività, nella sensazione. Allora, non è semplicissimo, datevi tempo. Non è che nello spiegare questi esercizi, che poi troveremo spesso perché sono proprio un po' l'ABC, no? Di questa tecnica. Non è che se non viene subito non va bene. Dobbiamo proseguire, farlo. Un po' come un passo di danza, no? Non viene. Non so se qualcuno di voi ha mai ballato anche, che ne so, una salsa, anche, che ne so, un ballettino così, dei TikTok. Ma piano piano viene. Ok, dobbiamo fare questo. Mettiamo le mani una sopra l'altra, perché ci aiutano, i movimenti delle mani ci aiutano per visualizzare il movimento che dobbiamo far fare al nostro ombelico. È come se noi disegnassimo un uovo. C'è l'uovo di Colombo. Allora, vedete, tiro su e porto avanti. Ho proprio portato avanti la pancia. Tiro su e porto indietro. Rilasso, tiro in alto e porto indietro. Se vedete, è sempre un movimento circolare. È in ovale in questo momento, vedete come un uovo, lo abbiamo detto, ma è sempre circolare. Cosa vuol dire? Che il movimento non è avanti indietro, ma cerca di salire e scendere. Nel ritmo, nel farlo, vedete che è più semplice. Spingete i piedi a terra, create spazio e seguitemi. Oggi di nero forse si vede po', meno male, perché se non vedete anche un po' la mia ciccetta. Lockdown. Le mire d'estate hanno fatto il loro corso. Sotto sono forte, ma che dirvi, sono anche una buona forchetta. E andiamo più veloce. Non vi preoccupate troppo della respirazione, io la faccio perché oramai è integrata, non riesco a non farla. Ma preoccupatevi adesso per iniziare del movimento. Poi, appena lo prendete, mettete la respirazione. Spingo i piedi, tiro, spingo i piedi, tiro, spingo. Tiro, spin, tiro. Più veloce andiamo. Veloce veramente. Risvegliamo il nostro centro. Ora.
rallentiamo. Tiriamo fuori tutto quello che abbiamo attivato. Prendete ritmo. Lento. Vediamo la posizione veramente dritta sulla schiena. Questo, se avete fatto bene, ha riattivato un sacco di roba. Quindi cercate di respirare davvero in maniera profonda, così ci rigeneriamo veramente, rigeneriamo le nostre cellule, il nostro sistema ghiandolare, linfatico, e davvero tutto l'epidermide, davvero incredibile. Allora, andiamo in piedi. Mettiamo le mani sullo sgabello e i piedi bene. Allora, il microfono aperto, potrebbe per favore chiuderlo, grazie. Arrotondiamo la schiena spingendo bene le mani dentro allo sgabello, lasciando cadere bene la testa. Piediamo su una gamba, alzando il tallone e l'altra con una marcetta sul posto. Quando però il ginocchio si piega, è come quando scappa la pipì. Si chiude un pochino. Qui la pancia non è così, mi raccomando, è dentro, più dentro che potete. E più veloce. Scappa la pipì. E rilasso. Se l'avete fatto bene, si sente proprio la parte più bassa lavorare in maniera fantastica. Alzo i talloni. Piego le ginocchia, abbasso i talloni, spingo i piedi a terra, spingo l'ombelico e le costole in alto, stendo le ginocchia. Su, piego, giù i talloni e poi stendo. E inspira. Qui cerca di spingere subito i tuoi glutei in avanti. Di renderla ancora più rotonda. Sfrutta nell'ultimo movimento la spinta dei piedi a terra e le costole al soffitto. Ecco.
contrario. Rilassa portando la schiena indietro e le braccia tese, bella piatta la schiena. Lascia cadere il collo e respira. Adesso i piedi devono stare proprio sotto alle vostre, ai vostri ischi e piego, stendo, piego, stendo, respira, fai una respirazione lenta, continua il movimento di piegare e stendere le ginocchia, senza modificare la schiena. E torniamo in avanti. Allora, piegiamo un flettiamo un ginocchio, lo avviciniamo il più possibile alla nostra guancia, stendiamo la gamba dietro e addrizziamo la schiena, ma noi quando la stendiamo dietro, vedete, deve essere proprio parallelo al pavimento la gamba e vuole andare a toccare la parete dietro, come se la voleste staccare dall'altra, come un missile. Rapidissimo, tenete la schiena ferma ora, guardate lo sgabello, rapidissimo, e piegate un momento le gambe, lo so che abbiamo fatto un bel lavoro sulla testa. E ritorniamo. Primo movimento, fletto, ginocchia alla guancia, schiena bella curva, schiena piatta, stendo la gamba dietro di me. Rapido, schiena ferma, schiacciate, rilasso giù. Rilassate il collo. E di nuovo risaliamo,
vostro favore. Uno, due, un po' di coordinazione, l'avevo detto, uno, due, piego tutte e due le gambe, chiudo, stendo. Uno, là. Resta giù, se no il collo duole. E cambiamo. Ho sudore che mi entra negli occhi e mi fanno bruciare gli occhi e mi fanno perdere l'equilibrio. Andiamo dall'altra parte. E chiudo piegando tutte e due le gambe, apro il ginocchio, stendo. Testa giù. Adesso, come i cannonini, scrollate, scrollate, lasciate anche la caviglia. Avevo paura pure io di lasciarla, perché pensavo di essere vicino alla macchina. Lasciatela. Uno, 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 destra giù, slancia, slancia, slancia. Forza, forza, con energia. Giusto, giusto, lo sento che è giusto. Spero anche voi, sentitelo. Lasciate andare. Laterale. Giù la testa. Forza, rapide. Scalcia davvero, scalcia e di nuovo dietro. Da lato! Non è che riesco a parlare più. Via, via. E rilassiamo di nuovo la schiena. Oh, espiriamo. Oh. Lasciamo cadere giù le mani a terra. Espiriamo. Chiudiamo un po' le ginocchia e estendiamo. Inspiro, piego un po' e estendo. Piego un pochino e lenta, lenta, lenta questa salita. Una vertebra dopo l'altra. Non mi vedete più. Grazie. Abbiamo finito questa faticaccia. Arrivo subito a salutarvi. Ho bisogno anch'io di asciugarmi.
Vale. Eccoci. Dove è andata? Allora, vi vedo sudate. È arrivato? Guardate chi è arrivato. Ah, però, cosa vi avevo detto all'inizio della lezione? Che vi sareste sentiti? Sentite? Più espanse, più aperte, più leggere, con una capacità di respirare molto più profonda. Sì? Non morirai, Marina, non morirai. Gran lavoro, domani i glutei li si sentiranno. Eh beh, non è che qua facciamo solo, che ne so, l'articolazione, facciamo anche un po' di rassodamento, eh? Mica no, ma i concetti sono molto più ampi e profondi e sviluppano un corpo completamente diverso rispetto semplicemente a fare addome, cosce, gambe e glutei. Braccia, scusate. Molto diversi. Ok, donne, io stasera vi devo salutare che ho la lezione in studio. Eh sì, non mi posso presentare certo così. Strasudata. Quindi grazie di essere state qua con me. Grazie per il vostro allenamento. Io un giorno vi vorrei vedere a tutte fare la lezione, eh? Va bene. Ci vediamo venerdì. Aiuto! Ciao, ciao Chiara!